Allora, ben trovati in un nuovo video. Ah, vi devo parlare di un sacco di cose. No, vabbè, non so tantissime, però so le cosine giuste. Però, prima di iniziare il video, vi devo mostrare due meraviglie. Una è questa. Aspettate, mi avvicino. Una è questa qui. Ed è questa bellissima collana in argento 9,25 garantito, con questi bellissimi Swarovski tagliati a goccia ed anche dei zirconi qui sul cerchietto che tiene appunto il fiorellino. È di colore oro rosa, è bellissimissima, tanto che da quando me l'hanno inviata non la tolgo più e mi sono testimoni le varie stories che faccio tutti i giorni, insomma, non me la levo più assolutamente. È bellissima. E l'altra cosa che mi è stata inviata è questo bracciale meraviglioso, che però indosso meno perché una lavatrice, un mestiere in casa, uno swatch sul braccio, insomma, cerco di preservarlo il più possibile. Lo indosso solamente quando, insomma, esco e poi lo rimetto nella sua bellissima scatolina. Allora, sto parlando di gioielli Joy Force Jewels, Claudia e Lucia, che sono appunto le proprietarie di Joy Force Jewels, mi hanno contattata e mi hanno chiesto di scegliere fra le loro meraviglie, perché sono le loro creazioni, ripeto, in argento 925 e tutto made in Italy. E soprattutto non contengono né nickel né cadmio, dei veri e propri gioielli in argento. E questo bracciale invece ha dei cubi zirconia multicolor ed è in color argento, insomma, in argento. È una bellissima, bellissimissima parure. Io non ho saputo scegliere, infatti hanno scelto loro per me, che ringrazio tantissimo, perché quando mi sono arrivate queste due meraviglie ho aperto e ho capito subito perché Claudia e Lucia hanno scelto proprio questo gioiello in particolare, perché hanno mandato dei gioielli anche a Simona Mispenny 09. E hanno pensato bene di mandarmi un gioiello molto simile al suo. Quello di Simona è sempre un collier, ma ha tutte gocce multicolor. Queste sono le stesse gocce che però formano un fiore. È meraviglioso, fa una luce pazzesca, è consistente e pesante, quindi si sente che sono dei gioielli di qualità. E è bellissimo portato anche al contrario, perché comunque ha questo colore oro rosa meraviglioso. Già che si stanno avvicinando le feste, io penso che questi siano veramente dei regali bellissimi. I prezzi sono contenuti, lo andrete a vedere appunto andando sul sito che vi lascio giù nell'info box. Però mi ha fatto veramente tantissimissimo piacere, che è stata una cosa pensata in base al cuore, ecco, perché non tutte le aziende seguono bene i gusti della persona. Ho visto che sono stati attenti, insomma, hanno visto che non porto orecchini, quindi si sono orientate più su un bracciale e su una collana. Hanno voluto fare questa cosa del gioiello simile alla mia migliore amica. Io l'apprezzo tantissimo e le ringrazio tanto, cioè, veramente per me è un valore affettivo, cioè non è una collaborazione. Si occupano di gioielli 9,25 garantito da 40 anni, quindi è un'azienda italiana che merita, e quindi grazie ancora Claudia e Lucia, vi mando due baci e andate a vedere il sito di Joy Force Jewels. Allora, questo trucco strong, vi ho appena fatto una diretta su Instagram che ho salvato, spero riusciate a vederla perché mi sembra che anche quelle durano 24 ore una volta salvate, dove vi ho swatchato la nuova palette Dreamy 2 di Nabla. Ci ho fatto il trucco appena ho terminato la diretta, già che c'ero perché mi ero tutta preparata, ma mancavano gli occhi, e quindi questo è il risultato. Aspettate, mi avvicino. Ho utilizzato, aspettate, ve lo dico, tanto, vedete. Non so tantissimi in effetti i prodotti che vi devo mostrare, quindi riempio un pochettino lo spazio e tengo un pochino più di compagnia. Vabbè, stavo dicendo una cosa, ma vabbè, lasciamo perdere. Allora, questa è la palette. Ho utilizzato questo che è il Latex Matte, è un bellissimo color melanzana prugna, non piatto, quindi non opaco, ha delle iridescenze. L'ho utilizzato su tutta la palpebra e nella piega ho utilizzato questo marroncino freddo neutro, lui, e
al centro della palpebra ho utilizzato REM, che è una miriade di glitter. Eccolo qua. Bellissimo. Ecco qua, vedete, sono rimasti sul dito, però si trasferiscono veramente molto bene. E sopra il latex matte, ho notato che aggrappano bene perché è una texture quasi cremosa. E mi si sono attaccati alla palpebra molto meglio, che un matte semplice e normale. Ho notato questo. Questa, latex matte quindi è una buona base per poter andare a mettere degli ombretti riflessati o degli ombretti con glitter sopra, quindi proverò anche questi latex matte. In questa palette ce ne sono due, c'è Offline e Dionysus, questi due. Proverò anche a mettere altri ombretti glitter sopra questi due, vedere un attimino se la situazione cambia, se migliora, se la tenuta soprattutto migliora. Io questo ve lo saprò dire a fine giornata, quindi ce li aggiorniamo sulla Dreamy 2. Però se volete andare a vedere gli swatches, sono salvati. Poi comunque ve li metto nelle stories, faccio foto e rimangono nella home di Instagram, quindi li trovate là, gli swatches. Guardate che meraviglia, sombretto è... Fantastico, ho fatto un trucco molto strong, eh? Non è tanto neanche da me, non, è tanto che non faccio un trucco così strong, infatti non me ce ne vedo neanche, però è veramente bello. Ho visto, in occasione del Black Friday, sono andata a fare un saltino su Beauty Bay e ho visto che ci sono un sacco di cose di Jouer scontate. Io vi consiglio le cose che ho, insomma, che sono due. Questo duo blush che si chiama Adore, eccolo qua, aspettate. Che se no vi cueco, che è quello che porto in questo momento, tra l'altro, ed è un colore molto naturale, non so come verrà in camera, ma vicino. È un color biscotto rosato, neutro, molto bello. E questo invece è un color carne, leggermente satinato, che si sposa bene, va anche a spegnere un pochettino questo colore qua, se volete metterlo un pochino più scuro, ecco, vedete, e dargli un effetto luminoso. È luminoso anche questo da solo, cioè non è matte, 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 sembra matte, però io trovo che sia abbastanza luminoso come colore. Con questo avete proprio l'effetto guanciotta in salute, guanciotte luminose, ed andate a rendere questo un blush satin rispetto a un matte, però ve li swatcho anche loro. Eccoli qua, spero si vedano, uno e due. Ve lo consiglio perché è un colore jolly, qualsiasi trucco fate si sposa bene, è un colore da tutti i giorni, bello, vi fa questo effetto salute, e è tra i loro blush duo più venduti, questo blush duo Adore, e i blush si chiamano Adore Me e Hold Me. Adore Me e Hold Me. L'altro blush duo è un mini che ho comprato, mi sembra entrambi su Cult Beauty. Li ho comprati entrambi su Cult Beauty, non mi ricordo, questo sicuramente su Cult Beauty. Questo invece è la versione mini dei loro blush duo, Marigold e Rose Petal, e la palette si chiama Rose Gold. Yes, Rose Gold, cioè grande e piccina. Anche questa mi sembra di averla vista in sconto, qui i colori sono un pochino più decisi, però l'effetto è molto 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 bello e naturale anche questo, un pochino più deciso dell'altro. Eccoli qua. Uno e due. Questi blush sono molto compatti in cialda, quindi non avete pericolo che sfarinano, che vi si spreca prodotto, rimangono belli saldi, anche perché li ho utilizzati abbastanza, soprattutto Adore, e ancora si vede il logo, quindi a voglia campacavallo, però sono degli ottimi blush, la qualità è veramente ottima e ve li consiglio, date un'occhiata ai blush duo di Jouer. Una palettina che in 2 giorni me la sono provata, perché tanto voglio dire, i colori non sono tantissimi, è la Too Faced Hot Buttered Rum. Io, come ho già detto su Instagram, queste di latta piccoline le prendo tutte, almeno quelle che escono in Italia, perché non tutte escono in Italia. Infatti mi sono persa quella che ha le ciambelline, i donut sopra, avrei voluto uscisse da noi, ma no. L'ho vista in certi siti a prezzi esorbitanti, sta bene là, vivo anche bene senza.
Questa è la palette, è bellissima. Vi ho parlato sempre su Instagram che ho visto una certa somiglianza con alcuni colori della Naked Honey. Naked Honey che vi consiglio anche lei. Una palette tranquilla, di quelle che prendete e fate il trucco in 2 minuti, giorno, sera, c'è quel pop di colore un po' oro verde, insomma. Però se volete una cosa simile con una bella punta di caldo, che io preferisco, vi dico la verità, preferisco, a me stanno un pochino meglio, e è bellissimo questo da solo, tra l'altro, è fantastico. Eccola qua, è bellissima, costa 25 euro, sta già su Sephora Italia, sia sito che negozio. Andatela a vedere, date una toccatina e poi mi fate sapere. Queste sono tutte belle. Non capisco perché la Shake Your Palm Palms, che è quella uscita prima di questa, non se l'è filata nessuno. Forse la gamma cromatica di colori, non lo so, non è piaciuta. Ragazze, il prezzo è buono, la qualità di Too Faced è ottima, non sempre lo è, soprattutto con i kit di Natale, quelle palette di cartone che escono tutti gli anni a Natale, 20.000 palette tutte insieme. Cioè, non vale la pena, investite in una di queste ed è ottima. Qualcuno mi ha chiesto, sì, ma quelle di latta, la Peach, sì, ottima, buona anche quella la qualità, ma queste che stanno uscendo mano a mano, dopo, soprattutto le piccoline, e hanno il packaging di latta, è raro, almeno a me non mi è mai capitato, ho prese tutte, che si toppi, perché sono dei colori cremosi, belli, aderenti. Qui c'è una bella varietà, non rischiate di fare tutto un colore. I matte sono fantastici e gli shimmer pure, quindi ragazze, che volete di più? Poi vi devo parlare di queste, le matite Astra. Allora, le ho trovate a 4,90 euro, si chiamano Geisha Brows. Allora, questo è un prodotto ni per me, non è un prodotto super performante, la mina è molto molto sottile, molto, ma non vi permette di fare la tecnica pelo a pelo perché c'è molta cera rispetto al pigmento. E non so se mi sono spiegata, quindi voi andate a fare il tratto, se andate pure vicino vi viene una cosa unica perché è molto soft la colorazione. Questo mi avevate anche avvertito su Instagram, mi avete detto, ah, non scrivono, no, scrivono, però... non sono adatte per andare a riempire e fare la tecnica pelo a pelo, sono adatte per andare a riempire in maniera uniforme. Ho preso questo colore che è lo 02, questo dovrebbe essere lo 04 perché mi si è cancellato, cioè l'ho comprata senza, c'è il numero scritto qui sul codice barre, si vede che l'hanno tolto con lo scotch, non lo so che è successo, sono quasi sicura che questa sia la 4 perché la 3 era un po' rossiccia, quindi 2 e 4. Ve le faccio vedere. Sì, ma sto facendo su e giù, up and down. Se dovete andare a riempire, quindi con la chiara fate la parte iniziale e con la scura la parte finale, bene, fate un lavoro omogeneo, va bene, ma neanche vi conviene perché la mina è talmente fina che dovete comunque utilizzare tanto prodotto. È come se andaste a colorare un disegno con una mina piccolina, ci mettete 2 ore, no? Giusto? Se lo colorate con una mina grande, fate prima. Questo tipo di formulazione è meglio una mina grande perché così fate prima, insomma, andate a riempire in maniera uniforme. Ricapitolando, per questa formulazione la mina così fina non c'ha senso, ci mettete tanto a riempire il sopracciglio. Quindi diciamo che è un ni, peccato, peccato, però già che ci sono. Per la tecnica pelo a pelo, una matita automatica che riuscite a reperire senza dover fare ordini online e via dicendo, Deborah Milano, questa purtroppo è terminata, non ve la posso swatchare. Ah sì, ci sta, eccola qua. 24 ore Brow Micro Pencil, eccole qua. Se tro le trovate sugli 8-7 euro, però insomma andate a fare la tecnica pelo a pelo, vi dura di più perché logicamente utilizzate poco prodotto. L'effetto è più naturale, meno omogeneo, insomma dipende da quello che cercate voi. Se dovete andare a riempire, io ve le consiglio assolutamente, però calcolate che ci mettete tanto, perché bisogna ripassare più volte sui punti da riempire. Un prodotto che sto utilizzando con estremo piacere e che dovrò riprendere, ma è sold out, il Muse Special Effect Star System di Neve Cosmetics. E io vorrei che ci fossero online perché devo utilizzare il codice di MISPENNY09 che vi dà lo sconto del 10%. Io ve lo faccio apparire qua se vi torna utile, se non conoscete MISPENNY09, ma dove siete stati fino a mo'? Comunque Simona, il codice PENNY10, ve lo faccio apparire qui.
e avete anche il 10% di sconto, perché aspettavo che vi fornissero. Sul... è un primer di forma solida. Lo prendo con le dita, lo vado a mettere sulla zona dei pori dove ho le, delle micro rughe di espressione, e mi fa da riempitivo e mi riempie molto bene, non mi secca la pelle, non mi lucida la pelle, mi fa scivolare bene il fondotinta, mi fa una pelle molto più uniforme, c'è niente da fare, mi fa una pelle molto molto più uniforme, i pori si notano di meno, le rughette si notano di meno. Per me questo è un promosso e assolutamente mai più senza. E per finire ho provato tutta questa bella palettina, era in questa confezione con tutte le paillette, io tanto faccio dei lavoretti con la resina, mi tornano utili. Sto parlando della Hey Ecstasy in Sublime. Si chiama Sublime ed è Sublime, effettivamente. Allora, ci avete un assaggino di degli ombretti che sono presenti nelle grandi mothership di Pat McGrath, insomma. Ora non so di preciso quale colore è in quale palette, manco sono andata a guardare, fammi affidasse. Sono bellissimi, bellissimi questi ombretti. Questo è un satin che è molto bello, luminoso e discreto sulla palpebra, ma nella piega è fantastico perché sembra un matte. E quindi va bene sia sulla palpebra che nella piega, non c'è lo specchio, il pack è piuttosto cheap, ma vabbè, questa insomma è una prova assaggio, ecco, diciamo così, è una prova assaggio degli ombretti Pat McGrath, insomma. Vi faccio vedere questo che è molto particolare, colore oro-rosso, cioè è un duochrome, oro-rosso, 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 bello. E questo è, cioè, ragazze, è luce pura, sono luce pura sti ombretti. Questo mi piace un po' meno perché è un matte con dei glitter, è molto molto scuro, però comunque ci sta, serve per andare a scurire l'angolo esterno, per fare una riga d'eyeliner, insomma i glitter poi alla fine non si vedono neanche tanto. E questo che è bellissimo, verde, è un oro verde, lo metto qui. Sta palette merita, ragazze, insomma, è bella. È piccolina e completa, comunque non costa tanto, esistono una trentina d'euro che per Pat McGrath, insomma, non costa tanto. Quindi ve la consiglio anche questa, è un'ottima idea di regalo, come la Hot Buttered Room di Too Faced. Quindi assolutamente ve la consiglio, prendetela, molto bella. Proverò decisamente altro. E questo è tutto, con le mani zozze zozze, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, grazie per aver visto il video. E vi faccio salutare da Alexa. Alexa, saluta! Ciao!